L'espansione del giro d'affari, la moltiplicazione del budget, la posizione leader nel mercato. Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di una vera scalata commerciale che nel V e IV secolo a.C. vide contrapposti in Sicilia greci e fenici. Ma attenzione, questi due popoli non affilarono le armi del marketing per contendersi il mercato. Lo scontro fu militare e divampò nelle città della Sicilia occidentale: Agrigento, Imera, Segesta, Selinunte, Solunto, Mozia, Marsala, Palermo. Città magnificate e distrutte dalla guerra, fino a quando, tra i due litiganti, si inserì un terzo incomodo. La Sicilia era un'isola troppo bella e florida per contenere due occupanti. Questa bigamia, malgrado fenici e greci vi convivessero in pace dall'VIII al V secolo a.C., era destinata a produrre uno scontro memorabile. Uno scontro che deflagrò soprattutto per motivi commerciali, visto che ognuna delle due fazioni tentava di scacciare l'altra, estromettendola dal controllo di porti, scali ed empori strategici inseriti in un crocevia di rotte commerciali. Armati di una buona macchina fotografica, tenteremo oggi, ad oltre 2000 anni di distanza, di redigere un reportage di guerra sui luoghi in cui deflagrò lo scontro tra greci e fenici di Sicilia, alla scoperta di quei meravigliosi resti archeologici che ci permetteranno di rivivere i fasti e lutti di quell'età. Osserviamo adesso una cartina della Sicilia e indichiamo con un colore rosso le città che i fenici fondarono come colonie durante il IX secolo a.C. Ecco Mozia, Solunto, Palermo e Segesta, città Elima alleata dei fenici. Con un colore giallo evidenziamo invece le colonie fondate a partire dall'VIII secolo a.C. dai coloni greci, detti anche sicelioti. Nella Sicilia orientale troviamo la più importante, Siracusa. A occidente ecco gli avamposti dell'espansione dei sicelioti, le colonie di Selinunte e Agrigento. Eccoci adesso nella pianura imerese, poco distante da Palermo, lungo la costa settentrionale. Qui seguiremo, viaggiando a ritroso con la fantasia, il primo grande scontro tra greci e fenici. Era il 480 a.C. I due eserciti erano schierati l'uno di fronte all'altro per contendersi la città di Imera, di cui vediamo i resti dell'abitato, risalenti al V secolo a.C. I fenici di Sicilia avevano chiamato in loro aiuto la colonia madre, Cartagine, accorsa a Imera con 300.000 uomini. I sicelioti, dal canto loro, non erano da meno. Questo Tempio della Vittoria, eretto al ricordo della battaglia nel 470 a.C., attraverso il suo stile dorico, ci suggerisce chi fu il vincitore di quello scontro memorabile. Fu un bel colpo per le trionfanti alleate greche, Siracusa e Agrigento. I fenici dovettero ritirarsi e ripiegare verso ovest. Oltre a questo di Imera, decine di templi dorici furono eretti in quel periodo nelle città della Sicilia occidentale. Il loro proliferare si deve proprio all'espansione dei sicelioti sull'isola nel V secolo a.C. a scapito dei fenici. Entriamo dunque ad Agrigento, la città vincitrice, e osserviamo cosa questi coloni greci riuscirono a fare per magnificare l'avanzata della loro civiltà verso ovest. Qui siamo in quella che è stata ribattezzata la Valle dei Templi. Dovremo fermarci a scattare più di qualche fotogramma, visto che la quantità e la qualità di questi templi ne fanno uno dei siti archeologici più importanti al mondo. Quella collocata più a oriente di tutti è una magnifica costruzione risalente al 450 a.C., lunga 38 metri e larga 17, oggi conosciuta come il Tempio di Giunone. Le sue colonne, quasi tutte ancora in piedi, sono alte oltre 6 metri. Una storia sensuale e accattivante è legata a questo tempio. Ce la narra lo scrittore francese Alexandre Dumas, l'autore dei Tre Moschettieri, che nell'Ottocento visitò Agrigento.
Il pittore greco Zeusi, per dipingere l'immagine della dea da collocare nel tempio, avrebbe fatto sfilare davanti a sé 100 belle donne nude. Tra le tante, ne avrebbe poi scelte 5, a cui ispirarsi per le fattezze del viso e del corpo. Purtroppo quel dipinto è andato perduto, così come di quelle 100 modelle ci resta il solo fantasma che sentiamo aleggiare intorno. Contemporaneo del Tempio di Giunone è quello dei Dioscuri. L'armonia e lo slancio di queste 4 colonne, malgrado siano le uniche rimaste in piedi, ha fatto di questo monumento il simbolo di Agrigento. In esso si riconoscono con evidenza le tracce di un restauro apportato nell'Ottocento con materiale originale. Il meglio conservato di tutti i templi di Agrigento è senz'altro quello detto della Concordia. Con l'aiuto del computer cancelliamo il tempio così come lo vediamo oggi e ricostruiamolo sulla collina in tutta la sua magnificenza. Così doveva apparire a chi aveva percorso fino in fondo la Valle dei Templi. La ricchezza di questa architettura bene ci fa immaginare quale lusso dovesse regnare nella città di Agrigento nel V secolo a.C. Il tempio misura 39 metri e 44 centimetri per 16 metri e 91. Il suo perimetro è circoscritto da ben 36 colonne. Alte dalla base al capitello 6 metri e 72 centimetri. L'altezza complessiva del tempio è di 9 metri e 58 centimetri. Sull'epistilio fregi di triglifi si alternano a metope. Le colonne erano ricche di scanalature con capitello in marmo bianco. Per accedere al tempio si salgono 3 gradini che ne circondano la base lungo tutto il suo perimetro. La ricchezza, dovuta alla posizione favorevole ai commerci e alla potenza acquisita dopo la vittoria contro i cartaginesi, rese questa città sfarzosa e gaudente, tanto da attirarsi il biasimo di un suo cittadino illustre, il filosofo Empedocle. Empedocle criticò aspramente lo stile di vita dei suoi conterranei, festaioli e mondani, accusandoli di innalzare edifici e templi lussuosi, come se anche per loro non dovesse arrivare un giorno il momento di lasciare questa vita. Parole sagge, quelle di Empedocle. Magari gli agrigentini gli avessero prestato ascolto. I cartaginesi, infatti, alla fine del V secolo a.C. si rifecero vivi. Durante il loro assedio alla città, fu necessaria una legge che limitasse il numero di cuscini in dotazione alle sentinelle di guardia al forte. La controoffensiva cartaginese del 409 a.C., una volta dimostratasi vittoriosa, lasciò incompiuta quella che doveva essere la più grande opera architettonica della Sicilia, il Tempio di Zeus o Giove Olimpico. Un'opera monumentale di questo genere non poteva che essere adornata da figure di giganti. Questi che vedete sono giganti di roccia e concorrevano a sorreggere la pesante cornice del tempio. Di queste figure monumentali alte oltre 7 metri, dette telamoni, ce ne rimangono 2 esemplari. Il primo è ancora riverso in terra,
Molto probabilmente così come è stato lasciato nel momento dell'ingresso dei cartaginesi ad Agrigento, ritrovato in pezzi e ricostruito. Il secondo è conservato nel locale museo. Queste sculture erano state pensate per essere ricoperte da stucco e dipinte. Il corpo di questi giganti è diviso in poche linee orizzontali che danno l'idea delle principali masse muscolari. I giganti di pietra però non poterono che assistere impassibili alla furia dei Fenici, che ansiosi di una rivincita sui Greci, sfondarono verso Oriente e conquistarono insieme ad Agrigento Gela, Imera e Selinunte, di fronte alle cui mura si era accampato l'esercito fenicio, nell'attesa di sferrare l'attacco decisivo ed entrare nella città. Queste mura, pur rimaneggiate nei secoli, mostrano ancora torri, ambienti per le truppe, porte. Per il nostro reportage proveremo a seguire con la fantasia l'esercito conquistatore nell'assalto al forte e nella razzia di Selinunte. Quando attraverso una di queste porte i Fenici fecero il loro ingresso in città, si trovarono di fronte uno spettacolo già visto. Selinunte, così come Agrigento, è la città dei templi, ve ne sono tantissimi. Pensate che per dar loro un nome, gli archeologi, ricorrendo alle lettere dell'alfabeto, sono arrivati fino alla O. Quello che vedete è il Tempio C. Si trova sull'Acropoli e tra quelli qui collocati è il più grande, misurando 71 metri per 26. Il Tempio C, che conta 39 colonne, è databile alla prima metà del VI secolo a.C. L'Acropoli conta in tutto 6 templi, i più piccoli ma di certo i più antichi. Fuori dell'Acropoli, verso Oriente, si trovano invece i templi più imponenti, costruiti nel V secolo a.C., momento di grazia per i greci. Il Tempio G è davvero grandioso. Misura 113 metri per 54. Se proviamo a calcolare la sua area, i nostri conti ci danno una superficie di 6.000 metri quadrati. Il suo perimetro è segnato da 54 colonne alte più di 16 metri. Molte di queste non presentano, a differenza delle altre, le tipiche scanalature. Evidentemente, quando i cartaginesi arrivarono, il tempio non era ancora finito. Fatto apposta per stupire, sia per l'eleganza dell'insieme che per la sua posizione panoramica, è anche questo tempio contraddistinto con la lettera E. È un edificio dorico con 6 colonne sul fronte e 15 sui lati. Nell'interno vi è la cella, particolare per le colonne poste avanti e dietro la statua della divinità. Però di questo tempio non si conosce il dio cui è dedicato e sicuramente non fu distrutto dall'ira delle guerre, ma dall'ultimo terremoto dell'epoca. Quello che vediamo oggi è il risultato di anni di restauri che si sono succeduti nel tempo. Del tempio E, conservate nel Museo Archeologico di Palermo, ci restano le bellissime metope che lo abbellivano lungo i lati. Al lato orientale appartengono questa lotta fra Eracle e un amazzone, questo Zeus in trono che si intrattiene con la moglie Era, questo Ateone trasformato in cervo e sbranato dai suoi cani. Del lato occidentale ci resta invece questa metopa che ritrae una gigantomachia. Se quelle del Tempio E sono le meglio conservate, le metope più antiche dei templi selinuntini che il Museo di Palermo annovera sono quelle del Tempio C. Queste sculture, qui vediamo Eracle che trasporta i due ladroni cercopi appesi ad una pertica, appartengono al VI secolo a.C. e denotano ancora qualche ingenuità descrittiva. Così come nell'Eracle, anche in questa metopa con Perseo che uccide Medusa, le figure sono rappresentate metà di prospetto e metà di profilo. Templi e sculture denotano una vera passione per la pietra che i selinuntini estraevano dalle vicine cave di Cusa. I blocchi colossali estratti a tagli regolari e lasciati sul posto nell'antichità ci fanno pensare a un precipitoso abbandono dei luoghi. Non a caso, con l'arrivo dei cartaginesi, Selinunte fu ridotta a un misero borgo. I templi che aveva eretto, un po' per megalomania e un po' per mostrare ai vicini la sua potenza, ebbero l'effetto di moltiplicare la furia fenicia. I cartaginesi saccheggiarono la città, uccidendo 16.000 uomini e facendone schiavi 5.000. I fortunati a cui riuscì una fuga precipitosa non furono neanche 3.000, una batosta che divenne leggendaria. La vendetta greca non si fece però attendere molto.
E chi si aspetta una controoffensiva siceliota non sarà disatteso. Le città, i porti, le rotte, gli affari, insomma, non potevano certo essere lasciati in mano alla concorrenza. La reazione dei sicilioti parte da Siracusa e dal suo tiranno Dionisio. Il grande condottiero siracusano Dionisio mosse le sue truppe verso il vero nemico e soprattutto verso il suo grande sogno: cacciare i cartaginesi dalla Sicilia e offrire ai sicilioti il monopolio commerciale sull'isola. La riconquista greca passò per una delle basi più importanti dell'insediamento fenicio in Sicilia, Solunto. Non lasciamo però galoppare la nostra fantasia di reporter moderni. Su questa strada lastricata le truppe del tiranno Dionisio non passarono mai. I resti archeologici di Solunto, infatti, di cui vediamo il ginnasio, appartengono alla città nuova, quella che fu ricostruita sul monte Catalfano. Della città vecchia occupata dai siracusani non rimasero già a quel tempo che misere rovine. È tra quelle rovine però che sono state rinvenute dagli archeologi le testimonianze più importanti, come questi due sarcofagi custoditi nel museo di Palermo della Solunto Fenice. L'espressione artistica fenicia, oltre che dai sarcofagi, è testimoniata da questa statua acefala in roccia vulcanica del VI secolo a.C. Proveniente da Selinunte è questo efebo in bronzo, stranamente sottodimensionato rispetto alla persona umana. Appartiene al V secolo a.C. Un ulteriore esempio dell'arte cartaginese, anche se commissionato ai greci, è il giovane di Mozia che troviamo nel locale museo Whitaker. Il giovane rappresenta l'Ercole fenicio, che però nulla poté per salvare la Fenicia Mozia dalla furia dei sicilioti. Era il 397 a.C. L'abile stratega Dionisio, a cui di certo doveva far gola questo scalo commerciale cartaginese, occupò l'isola di Mozia. Questi che vediamo sono i resti del Coton, un bacino di carenaggio con darsena per le navi mercantili. La Sicilia, al centro di rotte commerciali importantissime, fungeva da scalo per i lunghi viaggi e da punto d'incontro tra mondi lontanissimi. Pensate una darsena di questo genere quanti dazi potesse riscuotere e quanti scambi vi potessero aver luogo. I fenici, in ogni caso, non si dedicavano solo ai commerci, erano anche abili artigiani. Qui, grazie ai molluschi della zona, venivano tinte di un tipico rosso porpora le preziose stoffe che ai fenici hanno dato il nome. Fenicio deriva infatti da phoenix, che significa rosso porpora. I cartaginesi di Mozia, oltre all'invidia dei greci antichi e all'ammirazione odierna per la loro alacrità, hanno attirato su di sé anche parole di sdegno, forse non del tutto meritate. Motivo di tanto sconcerto furono i Tophet, luoghi sacri in cui si pensava venissero sacrificati dei bambini. Al loro interno venivano effettivamente conservate le ceneri dei bambini sacrificati nel Molk, il passaggio per il fuoco. La moderna archeologia però ritiene che i fanciulli immolati fossero precedentemente morti per altre cause. Malgrado ciò, fino al secolo scorso i fenici furono bollati come barbari. Persino Gustave Flaubert, di certo non un moralista, ebbe nel romanzo Salambò parole di raccapriccio verso i Tophet. Come non rabbrividire ancora oggi, d'altronde, di fronte a questa maschera ghignante rinvenuta in un Tophet, visto il dubbio che tuttora avvolge questa pratica. A
Abbandoniamo però Mozia, così come fecero i Fenici, pensando a questo popolo in un'ottica positiva. Cacciati dai Greci, i Cartaginesi non persero tempo e si rimboccarono le maniche. In pochissimo tempo fondarono ed eressero una città, Marsala. Questa volta si preoccuparono di erigere delle mura perimetrali a prova di tiranno. Le mura che vediamo, infatti, fermarono i Greci. Di fronte ad esse anche l'insaziabile Dionisio dovette desistere dal suo tentativo egemone. Per i Fenici però venne lo stesso il tempo di dover fare le valigie, salpare e abbandonare la Sicilia. A scalzare i Fenici dalla Sicilia non furono però gli eterni nemici greci. Tra i due contendenti infatti non ci fu mai una vittoria definitiva. A porre fine alla anomala bigamia siciliana arrivò un nuovo padrone, Roma, che dopo tre guerre puniche, i romani chiamavano punici i cartaginesi, si impossessò dell'isola. E che fine hanno fatto i greci? Anche loro tentarono di resistere ai romani, ma città per città la nuova potenza li sottomise, anche se gli abili politici e mercanti sicilioti seppero convivere con i romani, i quali di buon grado si fecero servire dalla intelligenza greca. I romani, qui a Marsala e in tutta l'isola, hanno lasciato resti di sicura bellezza. Purtroppo della città romana resta ben poco per confermare la definizione di Cicerone «Civitas splendidissima». La Sicilia intera non smise mai di essere terreno di conquista. Sull'isola si sovrapposero culture, civiltà, religioni in un continuo andirivieni molto simile a quello che vi abbiamo raccontato tra Greci e Fenici. Ogni conquistatore portò nell'isola la sua civiltà, la sua religione. Una nuova ondata di pensiero travolse la Sicilia e tutto l'impero romano. Il cristianesimo. Quest'atrio del palazzo palermitano detto Zisa è espressione dell'arte normanna con forte influenza araba. A scalzare i seguaci di Cristo dalla Sicilia vennero infatti nel IX secolo d.C. i seguaci di Maometto e vi restarono per secoli. Nell'atrio del palazzo, di fronte a questa fontana che vuole ricreare con la sua frescura l'idea del giardino, simbolo islamico del paradiso descritto nel Corano, ci tornano alla mente i Fenici e i Greci. La guerra tra i due popoli che prima avevano convissuto in pace per secoli è stata certamente ispirata dalla differente idea che essi avevano, per così dire, del paradiso. Ma la storia insegna che solo la condivisione dei beni terreni porta pace e prosperità. Il paradiso rimane sempre un sogno, almeno finché si è tra gli uomini. E così come il monumentale tempio di Zeus ad Agrigento, anche il sogno di dominio dei sicilioti, greci di Sicilia, rimase incompiuto. A noi non ci rimane che ammirare ancora per un po' l'espressione di quel sogno realizzato soltanto a metà.